fatto un 180 qua, mi sono quasi, ho avuto un sacco di giri negativi che mi hanno quasi offuscato la vista. Bellissimo. Cosa sono i giri negativi? Le compressioni che tu hai quando fai una virata accentuata più del solito. Difatti mi ha detto, guarda, adesso faccio una virata stretta, preparati. Boh, pensavo una cosa normale. Poi ho detto, bello. Un po' di paura sicuramente, perché era l'ignoto e quindi un po' di paura c'è stata, però quando ci siamo staccati da terra ho subito capito che la paura lasciava il posto alle sensazioni positive, tant'è vero che poi non ho avuto assolutamente nessun problema a risalire sull'aeroplano la seconda volta. Progetto sicuramente vincente, perché comunque dà la possibilità veramente di conoscere questo ambiente, che a mio parere è un ambiente sportivo che dà veramente tantissimo a chiunque. L'incontro con gli amici aspiranti piloti del progetto Volere Volare questa volta si apre in modo insolito. Ad accogliere la telecamera Unicalsi, il suono della campana che invita a tavola per assaporare il gusto di un break gastronomico prima di tornare a volare. Siamo a Cogliate, nel cuore della Brianza Lombarda, dove il profumo della campagna allontana lo stress urbano della vicina Milano. Terzo appuntamento dopo la Sicilia e il Veneto del nostro viaggio attraverso le aviosuperfici che ospitano il progetto Unitalsi Volere Volare. Qui ha sede la scuola di volo Vittoria Alata, diretta dal maestro istruttore Roberto Stefanelli, che ha il compito di condurre verso il prestigioso traguardo del brevetto di volo altri due amici dell'Unitalsi, Giancarlo Menzi e Marco Tonani, che hanno raccolto con entusiasmo questa opportunità per assaporare il gusto di una nuova prospettiva a bordo di un aereo. Nell'occasione, grazie alla disponibilità dei piloti della scuola di volo, la nostra telecamera è in grado di regalarvi una ripresa davvero speciale. Giancarlo alla guida del suo aereo, ripreso da un altro velivolo a breve distanza. Nel corso di questo viaggio tra le aviosuperfici del progetto Volere Volare, le uniche differenze le abbiamo riscontrate nelle caratteristiche geografiche del territorio, dalla magia dell'Etna e del mare azzurro di Sicilia, al fascino della Laguna Veneta, allo splendore della prospettiva regalata dal Lago di Como. Ciò che invece resta assolutamente identico è lo slancio di passione e di entusiasmo di chi ha scelto di raccogliere questo invito dell'Unitalsi. Ho chiamato la Francesca, che è la segretaria dell'Unitalsi della sezione di Brescia, e mi ha detto: Giancarlo, vuoi fare un corso di ultraleggero? Poi io ho detto così, ma con tutto quello che costa, perché so che costa una barca di soldi. Ma no, è gratuito. Come è gratuito? Ferma un attimo, spiegami bene come funziona la cosa. Abbiate paura di osare, di domandare quello che sono mai i vostri sogni, le vostre perplessità, cercare di anche solamente per una condizione di sapere cos'è questo volo, questa passione. Il volo aereo è una disciplina veramente bella, divertente, molto seria, che non deve essere presa sotto gamba e che dà delle sensazioni che sono veramente forti. Io mi sono avvicinato grazie all'Unitalsi e all'organizzazione, che è stata eccezionale, in collaborazione con il campo volo qua di Cogliate. Oltre al volo proprio in se stesso, abbiamo imparato anche una parte teorica molto importante, che ci ha avvicinato sia ai rischi ma soprattutto ad affrontare in piena coscienza il volo. Studiamo aeronautica, studiamo medicina aeronautica, sempre per vedere quali saranno le risposte del nostro corpo durante il volo. Studiamo meteorologia per essere pronti a qualsiasi evenienza atmosferica ci troviamo, e soprattutto essere pronti a non partire quando non è il caso di volare, che è la cosa più importante per rimanere, diciamo, nell'ambito del divertimento, siccome professionisti non siamo. E devo dire che questa passione, che sta diventando sempre più importante e che prende sempre più il mio tempo libero, è venuta a sostituire quella che una volta era la passione della motocicletta, che adesso per ovvi motivi non posso più avere, e però le soddisfazioni sono altrettanto, altrettanto,
altrettanto importanti. Mio papà è una persona che ha sofferto molto per il mio incidente, è quello che più di tutti mi vedeva disabile. L'ho portato qui al campo, gli ho fatto vedere come partivo con l'aeroplano, come riatterravo, e devo dire che è cambiata completamente la sua visione della mia disabilità. Ha capito che sono una persona come tutte le altre. Il coraggio e la voglia di osare, espressi da Giancarlo e Marco, uniti ad una piena accettazione della propria condizione, rendono questi amici testimoni straordinari di un inno alla vita che si esprime in mille forme e che in questo caso si traduce nel desiderio di volare alto sotto lo sguardo attento e fiducioso di Roberto. Sono persone speciali che si sono avvicinate a questo esperimento, perché questo è un esperimento per noi, e lo hanno fatto con rispetto e con devozione, cioè sono veramente radicati, si sono integrati nella scuola e nel contesto, per cui io sono contentissimo dell'esperienza. Il nostro istruttore è una persona che, oltre ad avere un'ampia conoscenza, è anche molto 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 simpatico e si è formata una discreta amicizia. C'è un buon rapporto anche con tutti gli altri ragazzi che fanno il corso, sia ragazzi che come me hanno delle difficoltà motorie, ma anche gli altri che sono subito stati disponibili e si è formato gruppo. Sì, l'amicizia, la fiducia e le regole, perché poi il volo è fatto di regole e di disciplina, per cui sentirai parlare di gioco del calcio, gioco del tennis, mentre invece il volo non è un gioco, è proprio una disciplina. Bisogna accettare alcune regole, sono tante, e poi il gioco è bellissimo e restituisce tantissimo, il fatto proprio di autostima, è una grande soddisfazione. Il nostro viaggio continua, prossima tappa in Toscana, dove hanno sede i Baroni Rotti, e anche lì, ne siamo certi, incontreremo nuovi amici con lo stesso entusiasmo di Giancarlo e Marco. Quindi direi che se l'unità si riesce ad andare avanti con questa iniziativa, ampliarla e far sì che altri ragazzi volino, sarà sicuramente una cosa importante.